quindi siamo con Alexandra in compagnia di Victor Orton, eh? Victor and Payne, you failed your opportunity to silence Paul Manchio. Now, do you want to keep on fighting against him or meet everything else? WrestleMania, no pain. If match is not an opinion, we drew. The means of war will know one more battle, the most important one. Memphis, the holds barred match. In 19 days, one night only, and there. Everything is going to end. Memphis, I want an answer as soon as possible. Thank you, Victor. Wow, Victor Orton lancia la sfida, Nuts Bard, per One Night Only, la sfida finale. Beh, senza dubbio Victor Orton ha pescato un grande match, eh. Incredibile. Il campione WWF, Ryan Murphy, il campione del, diciamo, del roster che adesso è scomparso dalla WWF, ma che potrebbe tornare durante l'estate. Beh, un'estate che potrebbe essere ricca di appuntamenti e di avvenimenti importanti. Sa di fatto che adesso Ryan Murphy ha una difesa del titolo davvero incredibile contro l'assassino giapponese, il rasoio giapponese di nome Ben. Mostra la cintura oggi, due difese di titoli, sia quello femminile sia il titolo di coppia e Silvers, che poi sono stati attaccati a fine match dalla New Slam Gang. Beh, ora è tutto pronto, ragazzi, per questo match valevole per il titolo WWF detenuto da Ray Marty. Subito Marty, molto più piccolo, almeno una settantina di chili di differenza tra i due. Ben un mostro, 150 kg per 2,5 m. Davvero alto, grosso, muscoloso, pesante, forte, devastante, insomma ci sono numerosissimi attributi che potremmo definire, con cui potremmo definire questa atleta, il rasoio giapponese, così chiamato perché ha una lunga storia alle spalle, di cui ancora non conosciamo l'identità, ancora non conosciamo bene l'origine di questa storia, però possiamo dirvi che lui è l'assassino perché veramente è stato considerato un assassino nel vero senso della parola. Attenzione qui, Crippler Crossface, immediatamente la Crippler Crossface sull'assassino giapponese, che però è uno che insomma non c'era queste manovre così facilmente. Però Ryan Murphy subito ha dimostrato a Ben come possa ribaltare il match da un momento all'altro. Qui Ben mira le gambe perché non lo vuole far correre, era un po' la strategia quella di Ben, eh. Attenzione, qui corre Ben, però insomma il toss and drag da parte di Ben e da parte di Ryan Murphy, il braccio adesso di Ben. I giapponesi ha pochi fan, ma utili. Quei fan si fanno sentire più dei fan di Ryan Murphy. Questo è un match, diciamo, tra heel e heel, perché Ben alla fine non è un face
vero e proprio, un twinner possiamo definirlo, mentre Ryan Murphy è più un heel visto che si è unito alla fazione degli Universal Disasters. Perciò un bel match anche questo. Ricordiamo che il prossimo match saranno uno valevole per il titolo TNF, il nostro main event, Stefano contro Poppy, e poi NBC marca campione internazionale contro FMO in un match però non titolato. Ora però assistiamo a questo match perché Ben continua con la sua con il suo mirino alle gambe. Spinge molto bene l'assalto Ryan Murphy, ancora lì alle braccia Ryan Murphy. Eh sì, mentre uno colpisce agli arti inferiori, l'altro agli arti superiori, quindi c'è una strategia, diciamo, che è simile ma non uguale. Si entrano comunque agli arti, questo si dimostra come da una parte Ryan Murphy non vuole che Ben utilizza le sue migliori manovre di potenza, dall'altra parte Ben non vuole che Ryan Murphy inizia a correre dalla parte dell'altra del ring, e in quel caso avrebbe la meglio, insomma. Suplex immediato di Ryan Murphy, che forza qua dell'irlandese. Irlanda contro il Giappone, qua un match internazionale. Eh sì, davvero interessante, anche perché match tra Irlanda e Giappone in WWF ne contiamo sulla punta delle dita, insomma. Quando mai, mi sembra questo addirittura potrebbe essere il primo match, non vorrei sbagliarmi, che in passato non ricordo altre leggi. Insomma, il giapponese è Bioglia Comana, se all'epoca c'erano altri irlandesi, di cui adesso non ricordo. Potrebbe essere, ma insomma, potrebbe essere anche un match innovativo per dimostrarci come la WWF si sia spostata anche nei territori internazionali. Sì, beh, certo, vedere Ben contro Ryan Murphy già fa impressione, poi capire che si tratta di due diverse parti del mondo fa ancora molta impressione, molta curiosità. Attenzione qui, Flutter Neck Breaker, e attenzione, quel Baron German Suplex, che manovra di Murphy qua, cosa gli ha fatto, l'ha sollevato, 1, 2, oh, per rotto della cuffia, ma attenzione, tavola, DDT, Irish DDT, la DDT irlandese, 1, 2, non basta, ma Ben, che resistenza ragazzi, resisterà due delle migliori manovre del campione WLF, che però è andato vicinissimo al trionfo, eh. Non me l'aspettavo questo Ryan Murphy anche oggi determinatissimo, un match veramente stupendo questo. C'è una serie di pugni qua, siamo a 3. Se l'arbitro si ferma un attimo per ordinare ai due di tornare in ringa, però attenzione, siamo a 5, sono a 5, Ryan Murphy e Ben fanno il loro ingresso di nuovo nel ring. Bel match tra questi due, forse molto meglio Ryan Murphy, però stranamente Ben, insomma, siamo un po' bloccato Ben, forse in attività sta avendo il suo effetto in questo, la sua influenza in questo match di ritorno di Ben, insomma, forse arrivare subito a un match titolato non si aspettava neanche lui. Attenzione però qui Ben, se lo carica, lo solleva, lo prende, e mamma mia ragazzi, che botta, che mossa che gli ha fatto, una sorta di attitude adjustment però con una elevazione di Chuck Slam, una sorta, mamma mia, attenzione, leg lock, presa articolare alla gamba sinistra, leg lock, ma attenzione a Ben che ha le gambe lunghe. Direi che Murphy è stordito, attenzione perché l'irlandese è stordito, però riesce in questa comunità in salto, jumping elbow smash, mamma mia ragazzi, grande combo qua, grande mossa, manovra da parte di Ryan Murphy, però qua non riesce a reagire perché Ben è nettamente più prestante. Attenzione, Ben è forse pronto per il rasoio giapponese, oh mio Dio, posso mista e poi lo prende per il rasoiata giapponese, incredibile, il suo pile driver a suplex, mamma mia come lo ha rigirato, non ci credo, 1, 2, non basta ancora, incredibile Ryan Murphy qua, incredibile, il campione WLF resiste alla terribile rasoiata giapponese, così come insomma Ben ha resistito alla HDDT e alla Will Bear German Suplex, così resiste anche lo stesso Ryan Murphy alla manovra, tremenda manovra finale di Ben. Ora i due si sono già scoperti delle carte,
mi sembra messo molto peggio, non so perché quando colpisce Venna è nettamente tre volte quello di quando colpisce Ryan Murphy, e però insomma il suo regno è veramente ben delineato, perché ha vinto comunque sempre, certo ha vinto una volta contro Paul Jason per conteggio fuori, però inoltre settimana prossima, oltre al number of contender, a conoscere il number of contender al titolo femminile, conosceremo anche il prossimo number of contender al titolo WF. Sì, perché a quanto pare avremo un match tra Six e Paul Jason, un contesto che potrebbe dunque vendicarsi nel caso Ryan Murphy dovesse oggi difendere il titolo WF, nel caso Paul Jason dovesse battere Six, eh. Six che tra tutti questi è già stato campione WF, mi sembra che fu proprio Ryan Murphy a togliere il titolo, mi sembra 4-5 mesi fa, non vorrei sbagliare. Quindi match che ormai da 10 minuti è iniziato. Oh, Joe Breaker, attenzione perché Murphy qua sanguina, Murphy qua sanguina, attenzione. Oh, jumping elbow smash, che mossa qui di Ryan Murphy, che mossa di Ryan Murphy, attenzione che lo lancia le corde, vediamo se riesce la rincorsa, attenzione, bene, però restituisce la reship, no, mamma mia che saetta qui, Ryan Murphy a vuoto Venna, e Ryan Murphy non a vuoto con il jump and elbow smash, stavolta prese in pieno, stavolta può chiudere Ryan Murphy, 1, 2, non basta, mamma mia, appena 2, questo Venna ci vuole molto di più per Ryan Murphy, questo Venna è terribile, giapponese, una resistenza fuori dal comune, ma attenzione, Ryan Murphy qua alla meglio perché mi indossa sulla posizione, poi un pugno detta al collo, è un big boot tremendo qua, mi ha fatto sentire il colpo, qui Ryan Murphy deve tornare sul ring, ma è lentissimo, entra adesso, ma ben è messo meglio, attenzione, no, Ryan Murphy para il tutto, Murphy para il tutto, lo rigira, attenzione, e Ben scappa via, stranamente stavolta vuole prendersi una buccata da dare lui, il giapponese. Con l'impressione che questo match possa finire all'esterno del ring, più che la all'esterno. Attenzione! Aristiniti! Sì, ma qua ha sprecato energia compiendo questa manovra fuori dal ring. Allora forse un butterfly suplex potrebbe essere la buona strategia. Chissà se Ryan Murphy voglia vincere anche per conteggio fuori. E attenzione, sembra nuovo, sì, foto al neckbreaker! E adesso Ryan Murphy è tornare nel ring, attenzione, siamo a 6! Qui potrebbe accontentarsi anche del punteggio fuori, 7, bene, mi sembra un po' stordito, e a 8 rientra nel ring, ci ha messo un po' troppo, oh, l'aria tremendo, the Japanese lariat da parte di Ben, mamma mia qua, mi ha rotto il collo ragazzi, che botta qui per Ryan Murphy, sta sanguinando al dirotto, attenzione, attenzione, forse lo manda fuori e lo manda ancora fuori, mamma mia, qui Ryan Murphy non è più della partita, Ryan Murphy non è più la parte, attenzione però, attenzione però, lo prende e c'è ben troppo, mamma mia, vicinissimo al tavolo dei commentatori, quanto ha rischiato la schiena di Ben e anche il collo, mamma mia ragazzi, siamo a 3, mamma mia Ryan Murphy, grande cattiveria, grande determinazione, impressionante questo irlandese, siamo a 5 e Ben viene gettato contro il gradino d'acciaio, mentre Ryan Murphy può comunque riprendere energie, entra adesso, attenzione, Murphy alle spalle, Murphy alle spalle, ma Ben è più prestante e il sangue fa oscillare Ryan Murphy, mamma mia, qua l'ha steso, qua lo può chiudere, Ben è tutto pronto, abbiamo un nuovo campione WLF, il suo nome è Ben, la rasoiera giapponese, eccola qui, ha sprecato troppe energie Ryan Murphy all'esterno, qui si scrive la storia del titolo WF. No, Ryan Murphy con una furbata degna, mamma mia, del suo migliore capo leader Steve Andrew, esce fuori dal ring, va a trovarsi una via di fuga, clamoroso, clamoroso, attenzione a Murphy qua però, attenzione a Murphy, cosa vuol fare, cosa vuol fare, lo va a prendere.